Affido, famiglie e bambini protagonisti sono stati questi i temi del convegno che si è tenuto a Milano a Palazzo Pirelli dal titolo Favorire il protagonismo delle famiglie nell'affido, reti di famiglie affidatarie sostenute da equip multidisciplinari, promosso dal Consiglio regionale insieme a Terre des Hommes, Sostenibile e Comin. Oggi presentiamo un lavoro, un progetto che sta volgendo al termine, che mette al centro la famiglia nel ruolo dell'affido. La famiglia, quando sceglie di diventare una famiglia affidataria, si dona agli altri, perché è un dono verso la società, verso il bambino che accoglie, ed è altrettanto evidente che la società e le istituzioni devono riconoscere questo ruolo ed essere a fianco nei momenti difficili. Sappiamo che la gestione di un bambino affidatario non è una cosa semplice, non finisce nel momento dell'affido, c'è già un percorso molto complicato, ma inizia un percorso poi con l'affido che vive degli alti e bassi. In questi alti e bassi le istituzioni devono essere a fianco. Noi oggi presentiamo un modello di affido che prevede un approccio multidisciplinare, che le istituzioni siano a fianco della famiglia, ma che esista poi anche una rete di famiglie che possa confrontarsi sulle varie esperienze e sostenersi vicendevolmente al fine poi di far vivere bene questa nuova famiglia che è andata a formarsi. Un momento di confronto che nasce dalla scelta di Regione Lombardia di definire insieme alle associazioni un nuovo modello di gestione dell'affido che tenga conto delle difficoltà e delle implicazioni che questa decisione comporta nella vita di una famiglia. Noi lo consideriamo una forma di cittadinanza matura all'affido, delle famiglie che si aprono, si mettono a disposizione della comunità per accogliere temporaneamente un bambino di una famiglia in difficoltà e consentire quindi di crescere in un ambiente felice per ritornare a casa sua quando sarà possibile. Il convegno è stata anche l'occasione per fare una riflessione sul ruolo dei genitori nel percorso dell'affido e su quali sono gli interventi necessari per i minori che si trovano presso famiglie affidatarie. L'iniziativa è inoltre un'azione di un progetto più ampio che affronta l'emergenza del trattamento dei minori, soprattutto in situazioni di povertà, dove è necessario intervenire in tutti gli ambiti in cui possono attivarsi risorse e servizi utili a sostenere genitori e minori in nuclei vulnerabili a rischio isolamento. Le attività riguardano prevalentemente il supporto ai minori e ai genitori, ma anche la promozione dell'affido e la formazione per gli operatori.